Oggi ci siamo posti una domanda. Galleggia o non galleggia? Nelle puntate precedenti. Eccola! Benvenuti in un nuovo video della Space Family! Ma noi sempre l'intro di ogni trottazzatura dobbiamo fare. Andremo a prendere 5 oggetti a testa, 5 cose a testa che troviamo a caso verso in casa. Poi anche porteremo fuori. Ma dovunque, perché sono 5 a testa. Prenderemo ovunque nell'arco della nostra casa. Esatto, nel perimetro della nostra abitazione. Cercheremo quello che ci ispira di più e scopriremo insieme se galleggia o non galleggia. Nel frattempo voi, che prendiamo l'oggetto in questione, scrivete nei commenti se secondo voi quell'oggetto galleggia o no, perché è una cosa proprio curiosa. Sì, ma dovete scrivere nel momento in cui lo vedete, perché sennò poi invale, come esatto. Dico sempre. Semplicissimo, lei prende la telecamera e va a cercarsi un oggetto. Quindi io direi subito, senza troppe ma no, cianciare. Dobbiamo dire dove. Ah beh ragazzi, chiaramente dove deve galleggiare. Dove nell'acqua. Deve galleggiare? Nell'acqua, dove deve galleggiare? Nel terreno? È ovvio che nell'acqua. Ok. La postazione è questa. Parte Sara, vai a prendere un oggetto e poi metteremo l'oggetto qui. Scende. Lo vediamo nell'oblò, si affonda. Vuol dire se che affonda. Se invece galleggia, non lo vedremo. No, lo vedremo qua. Quindi se affonda, lo vedremo qua. E se galleggia, lo vedremo qua. Prego. Vado io? Vada. Ok, andiamo a cercare un oggetto. Andiamo a cercare un oggetto. Senza giato. Cosa abbiamo qui? Ieri Vara ha fatto la brace, però qua direi voglio un qualcosa di più. Mi sa che l'ho trovato. Vediamo un po'. Secondo me proprio questo. Il genere di fetato per mani. Ok. Hai trovato? Eccolo, mi sta aspettando. Hai trovato? Il figlio prodigo, sì. Oh, vai, prego, prego, lo butti lei. Che cos'è? Un igienizzante mani? Questo è un igienizzante mani. Oh, secondo non me non puoi manometterlo, eh. No, oh, chi lo manomette? Lo puoi secondo solo toccare. Me galleggia. Ok, galleggia. Secondo me affonda. 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 Va giù. Sì. No. Siete non pronti? È vero, ma non è vero, è impossibile. Secondo voi scrivetelo qui sotto. Vai. Sei pronto? Vai. Sei pronto? Vai. Vado. Vai. Galleggia. Galleggia. Bene, tocca a me. Uffa. Vado, dritto, amore. Vai. Ma era chiaro che galleggiasse. Vai. Allora. Io direi che senza perdere troppo tempo, lui... Il martello di Thor. Secondo me galleggia o non galleggia questa? Non lo so, sai. Galleggia. Non va a fondo. Ma proviamo. Eccomi! Dove sei? Dove è finita? More? 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 Guarda nell'oblò. Amore, ci ha sentito capozzo nell'oblò. Ciao! Il martello di Thor. Questo? Devo toccarlo. Galleggia oppure affonda? Devo toccarlo. Vai. Galleggia. Galleggia? Sì. Sì, anche secondo me galleggia. Galleggia, secondo sì, me. Galleggia. Secondo voi? 3, 2, 1. Galleggia. Ma pure galleggia proprio bene. Ma sì, ma lo sai perché? Ci puoi mettere sopra. Sì, ma lo sai perché? Perché è fatto di spugna. Ma non è fatto di spugna, sì. È stato fatto ad Asgard. Anzi, è stato fatto di spugna nel pianeta lì. Perché la spugna comunque è galleggia. La spugna galleggia, quindi galleggia. Vabbè, quindi sembrava l'aspetto diciamo pesante, che, diciamo ma che qua la sfida è trovare qualcosa che affondi. Sì, non tocca a me. Vai. Devo trovare qualcosa che affondi. Trovato, raga. L'ho trovato. È proprio lui.
L'ho trovato. Questo è tosto. Space Molly. Sì, questo è tosto. Space Molly. Questo sì. Oh, è lo Space Molly. Di Natale, in realtà. Di Natale, che tu ne ami tanto. Sì, no, tipo, guarda, che questa qua voi pensate sia una pistola? Invece no, è una videocamera, perché una fai videocamera. Video su YouTube, esatto. Nello spazio, guarda. E hai Biggie. E... Hai Biggie. B sono io. E la... Ah, amante. Ok, abbiamo cambiato altro blò, perché così almeno vedete meglio anche noi. E soprattutto sentite anche le macchine dietro. Ok, abbiamo Space Molly, lui. Ok. E secondo me lui affonda. Affonda. Sono quasi più sicuro, sì. Affonda. Lui affonda, toccalo. Affonda. Lui affonda, secondo me. E dai, hanno galleggiato tutti e due quelli. Secondo prima. Me galleggia. Vai, proviamo. Proviamo? Vada. Oh. Ma dai. Ha vinto. Vado a cercare qualcosa che affonda, ragazzi. Vado a cercare qualcosa che affonda. Dobbiamo trovare qualcosa che affonda. Allora. Troviamo qualcosa che affonda. Cosa potrebbe affondare? Io qua dentro di te. Affondare? Ah. Oh, è difficile trovare qualcosa che affondi, eh. Forse qua dentro potrebbe essere una caramellina, forse affonda. Proviamo, ragazzi. Una caramellina. Ci sono! Ci sono! Dove sei? Oddio, amore, ma che cavolo stai facendo? Amore, che stai facendo? Sto sentendo la terra. Perché i suoni della terra. Collegati con me. Unisci il tuo chakra al mio. Lo stai unendo? Sì, amore, destra o sinistra? L'ho messo qua l'oggetto in questione. Qua. Ma dai, ma veramente? Tutto questo tempo sta caciofega. Secondo me questa affonda dentro la capsula del tempo. Vecchia di 5 anni. Vecchissimo. Andiamo a vedere se. Andiamo a vedere se la caramellina vecchia di 100 anni affonda. Tieni. Allora. Secondo me questa affonda. Non so se può essere manomessa dal fatto che è vecchia. Cioè, non so che se essendo vecchia affonda. Proviamo. È dura, guarda anche quanto è dura. Oh. Guarda un attimo di là, mo. Eh? Guarda un attimo di là. Dai, no, non vale. Cioè, non vale, hai fatto. No, non ho fatto. L'hai fatto, no, l'ho sentito blocco. Vai, vai, no, era la mia mano che ti stava. No, mo, no, dai, non proviamo. Vale. Secondo me. No, mo, non vale. Non vale. Cioè. Smettila di farci il buco. Non vale, amore, no. Dai, va bene, serio. Dai. Io avevo detto che affondava, quindi rimango. No, no, l'hai fatto ormai, ma che dici? Va bene, vado a prendere un altro. Comunque galleggio affonda. Ma devi prenderti la telecamera. Mi lascia a me la telecamera e lui va a prendere l'oggetto. Devono vedere cosa prendi. No, non riesco a trovare niente che affondi. Vabbè, prendi uno a caso. No, vuoi trovare qualcosa che affonda. Ma ci sono milioni di cose che affondano. Ma zero, galleggiano tutte. Cosa affonda? Veramente non trovo niente che affondi. Vai, cerca. Forza. Va bene. Allora, il ciuccio di Mamo affonda. Questo affonda. Questo affonda, sì. Sì. Ci sono? E basta, si è nascosta di nuovo. Amore, vieni. Oh, aiuto. No, dai, ti prego. Ho trovato qualcosa che affonda, mo. Venga. Era una questione più mia personale per trovare qualcosa che affondasse. Dai, che hai trovato? Dai, no, mo, se lancia pure nella... Voglio vedere. Dai, che dai, nella fontana dei Trevi, se sa che affonda. Ma voglio vedere che scende giù da qua. Non dai, mo, se sa che io affonda. Questa me la gioco così. Ho capito, ma se sa, ma pure nella fontana dei Trevi si lancia. Magari qualcuno pensa che galleggia. Magari è una moneta speciale, proviamola. Vabbè. Mm-hmm. Vai. Affonda. E fai vedere qua. Affonda. Due. Niente, è contento, un bambino. Ma è affondata! Oh wow, oddio, che bello! Affondata. Guarda. Ora esprimi un desiderio. È lì. Ogni persona che viene qua deve lanciare una monetina e esprime un desiderio. Cos'è? Questa la fontana della Space Family. Della Space Family. Vai, amore, vai, tocca a te. Tocca a me, ok. Ok. Il tuo terzo oggetto. Lo so.
cosa posso prendere che affonda, raga? Non ne ho idea. Che cosa può affondare? Sembra che non ci sia più niente che affondi in questa vita oscura. Sembrava un po' Voldemort. Chi sei tu? Un guanto, sempre rivale. Oh, un barbecue. Proviamo a vedere se il barbecue è per me. Ora gli porto il barbecue. Aspettate, No, vabbè, mi uccide se gli porto il barbecue. Ok, cosa posso portargli? Ce l'ho. Ta-da! Questo era proprio qui. Dobbiamo ancora sistemare questa camera, piena di scatoloni, la camera degli ospiti, ma dobbiamo ancora sistemarla. Ta-da-da! Trovato! Ne trovano? Sì! Ok, ho deciso di vedere se galleggia a fondo a questo omino che porta il joystick. Una P. Perché per terra c'è una P? Chi è Pamela? Questo? Esatto. Bubagam. Allora, secondo me, chiedete qua sotto nei commenti se secondo voi galleggia o affonda. Secondo me galleggia. Affonda. Secondo me affonda. Perché? Boh. Così? Sì. Vabbè. Secondo te? Galleggia. Ormai non ci speri più. Non ci spero più. La non vita galleggia. Ormai è qui. In realtà, ragazzi, nel mondo niente galleggia. Vai. A parte le monetine. Vai. Sei pronto? Sì, 3. Buffa di Bubagam. Oddio! No! Oh! Però no, è una via di mezzo, eh! È una via di mezzo, eh! Vale come galleggia. Se non avesse avuto questa base qua, andava sì, giù, Sì, ma la base guarda, è vuota. Però quanto è figo! Ciao! Guarda. Quindi la base è vuota. Ok. Vedi, sale su. Niente, quindi anche questo è galleggiato. Anche questo galleggia. Eppure è pesante, è un mattone, è macigno. Tocca a me. Che c'è un... Dov'è? Perché c'è un pesce nell'acqua? Chi c'è? Niente, amore. Niente, sto testando prima di farlo. Oh, ma tu sei... Amo, dovevo vedere se galleggiava Albus Silente con in mano Harry Potter. No, niente, non galleggio, guarda. Galleggia sì, la testa è vuota. Che palle, ma galleggia tutto. Devo trovare qualcosa che non galleggi. Basta, mi sono stufato. Il mio quarto oggetto. Bravo, amore, sei forte. Ma prima di darti il mio quarto oggetto... Dai, amo, non puoi no, però... prima di darti il mio quarto oggetto, ho una sorpresa per te. Una sorpresa per te. Che cosa? Davvero. Una sorpresa per te, beh, cosa? Bellissima. Una bellissima sorpresa. Sei pronta? Che sorpresa è? Sei pronta per la sorpresa? Sì, che sorpresa è? Sei pronta? Sì. Tieni. Che cos'è? Per prenderla. Che pensa, cos'è? Prima a pensare cosa puoi. Non lo so. È una sorpresa per me. Cos'è? Cos'è? Sarà una lecreca? Sarà un'astronave con gli alieni? Sarà... Oh, vi giuro, raga, se mi bagna, io mi arrabbio. Mo! Che c'hai lì dietro? Che c'hai lì dietro? E mo, che cos'è? È pronta? Sì. Che cos'è? È pronta? Cos'è? Amo! Sì, ti avevo detto che arrivavano lunedì, invece sono arrivate no, oggi. I suoi capelli finti. Grazie, amore. Le sue station. Dai un bacio. Dai, sono arrivate. Io non capisco come voi donne potete essere contenti di avere dei capelli finti. No, però vabbè, ok. Sì. Ti piacciono i tuoi capelli finti? Sì. Martedì li andiamo a mettere. Sì. E andiamo anche... a sistemarci i capelli, perché io ce l'ho arancioni. Esatto, e io me li farò così. E lei si metterà le station, vi faremo vedere. Andiamo avanti, allora io devo prendere il mio quarto oggetto. Guarda com'è felice. Allora, devo trovare qualcosa che affonda. Secondo me, ragazzi, poi ditemi anche voi, nei commenti. Questo coso qua è enorme, che dovrebbe essere tipo qualcosa con cui fare i dolci, cucinare. Secondo voi affonda o galleggia? Scrivetemelo. È pesantissimo. Ok. Sì, ho deciso proprio lui. Amore, dai, ti sei nascosto di nuovo. C'ho in mano una cosa che pesa 800 kg. Amore.
More, dove sei? Aia, pesa tantissimo. More. Ma dai, ho capito dove si è nascosta, guarda. C'è una scatola che si muove. Come mai quella scatola si muove? Non si muove. Sento anche uscire, sento uscire una voce da quella scatola. Vedi i tuoi piedi? Dai, mi hai trovato. Ti ho trovato, sì. Tieni, amore. La scatola del cuore di là. Porta la tua scatola. Nena, comunque abbiamo dei grandi progetti per questi scatoloni, eh. Che non vi diciamo, abbiamo dei progetti. Una roba proprio stratosferica. Molto di più dello scivolo in casa. Molto di più del gonfiabile in casa. Una cosa gigante. Comunque, tocca al mio quarto oggetto. È stato bello, però dovresti mai provare a mettervi dentro una scatola un giorno. Ma che? Ho voluto esagerare. Ma come? Voglio che affonda qualcosa, quindi ho preso sto coso della cucina. Dai! Se non mi affonda sicuro, raga, sicuro. Vai, mettilo lo blocco. 100%. 3. 100%. 2. 100%. 100%. Madonna! Cavolo! Oddio, ma c'era la presa elettrica dentro! Oddio, ma neanche mo non funziona più. No, vabbè, è come se lo lavi. Ah, ok. Ma non si lava così, eh. Come vado a prenderlo? O devi andare a prendere. Chi c'è? Hai preso? More. Hai preso? Ti sei inizito? Cavolo, ma pesa ancora di più l'acqua. Pesa? Esce! Oddio! Madonna, quanto pesa, mo è normale che affondava! Oddio! Vieni! Avvicinati alla telecamera, fatti vedere quanto sei zuppo! Che carino che sei! Sono tutto zuppo! Guarda, puoi strizzarmi tutto, guarda! Tocca a me adesso! Vai, il tuo ultimo oggetto! Maledetta! Mo la butto in piscina io, ve lo giuro! In qualche modo mi invento qualcosa e la butto in piscina! Mi devo inventare qualcosa e la butto in piscina. Lo faccio per voi. Guardate, faccelo vedere. Guardate. Siete pronti per vedere la magia? Vai. Vediamo il tigrone. Secondo te questo galleggia o non galleggia? Questo galleggia, amore. Ma galleggia tutto. E voilà. Guardate, guardate come cambia colore. Guardate, guardate. Che figata. Guardate. Guardate, guardate, aspetta. Guarda, guarda. Stanno prendendo colore. Wow. Fai le altre. E anche le altre hanno preso colore. Ma questa è magia! Sì. Vai amore, vai a prendere. Inquadrati, inquadrati. No! Aspetta, voglio schiaffeggiarti. Cioè, mi ha buttato nell'acqua, mi schiaffeggia. Io non so più cosa fare, ragazzi. Amore, è il tuo ultimo oggetto. Prendi la telecamera. Sceglitelo molto, molto bene. Sì. Ok. Tosta, eh. Tosta. Tosta. Allora. Vediamo. Oh, ma si è svegliato, mamma. Ciao, mamma. Ciao, mamma, buongiorno. Buongiorno, amore. Ciao, mamma. Ciao, mamma. Anche con questo grittino. Abu, abu. Ok, ok, altro oggetto. Ho pensato di prendere questa. Andiamo scimmia, andiamo scimmia. Madonna quanto pesi. Sicuramente affonderà. Sicuramente affonderà. Cioè se non affonda è strano sinceramente. Però è riempita di aria dentro. Quindi questa cosa mi preoccupa. Guarda amore. Tieni. Una scimmia. Tieni. Mia vieni. Mio fratello. Tua sorella, tuo fratello. Sì, io vengo da una famiglia. Siamo di scimmie. Tarzan 2, la rivincita. Sono stato trovato in mezzo alle scimmie. Galleggia o non galleggia? Secondo me. Allora, aspetta ripresa che ti faccio la ripresa figa, ma che sali, aspetta. Fai tan 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 tan. Alzala al cielo. Tan 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 tan. Questo è per prima! Ma tu sei pazzo! Guarda come l'ha tenuta! Tu che non sei caduta tutta, maledetta! Pur di non bagnarsi no, i capelli. Capelli perché mi dai, mo ci metto troppo. Vai, fammi vedere se galleggia o non galleggia. Okay, secondo voi ragazzi, secondo te amo? Secondo me ha
le ciabatte. Tutte zuppe. Secondo te affonda? Ehi, hey, affonda o galleggia? Secondo me affonda. Secondo me galleggia. Galleggia secondo te? Sì. Voi? Telecamera sott'acqua. Uno. Due. Due, tre. No, è impossibile. Non me l'aspettavo, ma sta proprio nuotando, guarda. Cioè io pensavo affondasse lui, Oddio, io anche. Oddio, galleggia. Oh, ma è pesantissimo sto robo, Chiaramente, chiaramente, ragazzi. Ma ti metto sopra. Penso affondi perché il tuo peso comunque è notevole. Sì, guarda che carina però. Stanno mettendo. Io direi di lasciarla qua in piscina. Vado a prendere l'ultimo, il quinto. Ok. Il mio quinto. Sì, ma togli questa. Ciao, vieni qua. Non so, non gli abbiamo mai dato un nome. No, ma mi hai bagnato tutta. Ti sta bene, non lo so. Tu mi hai preso a schiaffi con il libricino, mi hai buttato nell'acqua, non lo so. Peggio di così. Vado a prendere il mio quinto e ultimo. Ok. Sei pronta? Va bene, hai un brufolo. Ahia, ma devi stare qua, Non ti muovere. No, non mi muovo. Ok. Vado. Allora, per l'ultimo ho pensato da prendere Mamo. Tu galleggi o affondi? Andiamo a provare? Andiamo? Con Papi, eccolo qua. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Allora, dobbiamo mettere il costumino però, Mamo. Dove non ha messo mamma i costumini? Cavolo. Dobbiamo cercare i costumini. Mamma, hai fatto cadere il ciuccio? Mamma, hai fatto cadere il ciuccio? Ed eccoci qua. Siamo pronti con il costumino? Secondo voi, mamma, galleggia o affonda? Galleggia perché sta con papà. Sta con papà. Andiamo. Andiamo. Chiudi gli occhi. Chiudili, Non li devi mai aprire. Continua a tenerli chiusi. Non ti bagno i capelli. Continua a tenerli chiusi. Continua a tenerli chiusi. Continua a tenerli chiusi. No, continua a tenerli chiusi. Chiusi, Secondo te, con gli occhi chiusi, l'oggetto che ho preso non è proprio un oggetto, Ok. Metaforicamente parlando. Ok. Galleggia o non galleggia? Con gli occhi chiusi. Secondo te galleggia? Secondo me no. Non galleggia, affonda? Sì. Sei sicura? No, galleggia. Galleggia? Galleggia. Allora, ora mi butto con l'oggetto. Tre. Davvero? Sì, davvero. Tre, due, uno. Mamo galleggia! E mamma galleggia! Sì. Ciapi, 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 ciapi! Bravo mamma! Bravo! Bravo mamma! Bravo! Oddio! Oddio! Oh, che bello! Eccoci! Ciao. Beh, ragazzi, scriveteci nei commenti se avete indovinato cosa galleggiava e cosa affondava. Diciamo che sono state più le cose che galleggiavano, sì, di quelle, infatti, che affondavano. È difficile trovare una cosa che affonda, Perché ormai è fatto tutto di plastica, esatto. Alla fine galleggia. Esatto, è difficile, solo le cose proprio pesanti, tipo qualcosa della cucina che mi sa che l'abbiamo rotto. A monedina. A monedina? Ma... No, non la mia monedina. Beh ragazzi, ci vediamo in un prossimo video! Della Space Family! Chiusa? Così. Sì. Che video sarà il prossimo? Sarà... Abbiamo un po' di idee. È un bel po'... Di idee. Madonna, toste quelle dopo, sì, eh? Sì, preparatevi, ragazzi. Preparatevi perché non ci crede manco voi, manco noi ci crediamo come fanno. Preparatevi. Ciao! Ah, un'ultima. Secondo te, la telecamera galleggia o affonda? Proviamo, la lancio. 3, 2, 1. Ciao ragazzi!